Salve a tutti e benvenuti in un nuovo video. Allora, come immagino avrete letto dal titolo e da ciò che state guardando, suppongo, in questo momento, oggi parliamo di un argomento importante per ricavare, ad esempio, le distanze tra noi e una generica stella. Basterà conoscere la magnitudine apparente indicata con M minuscolo, quindi questa, la magnitudine assoluta, ok, indicata con M maiuscolo, e il modulo di distanza non è altro che questa differenza qui. Allora, premetto che oggi andremo a dimostrare un paio di formule, quindi basta che voi sapete, insomma, che cos'è l'elevamento a potenza e le sue proprietà, la proprietà dei logaritmi e che cos'è un logaritmo, ovviamente, e insomma potrete capire abbastanza facilmente il discorso, perché non è niente di chissà quanto complicato. Questo da un punto di vista matematico. Da un punto di vista astronomico, ovviamente, dovete sapere i contenuti degli ultimi due video che ho pubblicato, quindi le distanze in anni luce parsec, o meglio, che cosa sono i parsec, perché sono quelle le grandezze che andremo a utilizzare oggi, e poi basta, appunto, che sapete che cos'è la magnitudine apparente e la magnitudine assoluta. Riassumendo, per chi non sapesse queste ultime due grandezze cosa siano, la magnitudine apparente come la magnitudine assoluta sono due grandezze fisiche che indicano il grado di brillantezza di una stella. In un caso passa, appunto, alla distanza che naturalmente c'è dal nostro pianeta, quindi Sirio si trova a 8,6 anni luce, benissimo, la sua magnitudine apparente è la brillantezza che noi possiamo notare di questa stella, visto che si trova a una distanza di 8,6 anni luce. Mentre se noi ci allontanassimo fino a metterci a una distanza di 32,6 anni luce, ossia di 10 parsec, noteremmo una diversa brillantezza, o meglio, noteremmo una minore brillantezza, ossia una maggiore magnitudine, e di conseguenza in questo caso avremmo che la magnitudine apparente è più piccola della magnitudine assoluta di Sirio, ok? E quindi avremmo, appunto, che la magnitudine assoluta è la brillantezza di Sirio, ad esempio, o di una generica stella, che immaginiamo si trovi a una distanza da noi di 10 parsec. Quindi ci allontaniamo da Sirio, ci mettiamo a 10 parsec di distanza, guardiamo la sua brillantezza e diciamo che a quella brillantezza è associata una magnitudine di, e in quel caso si parlerebbe di magnitudine assoluta, visto che si troverebbe a una distanza di 32,6 anni luce. Ultima cosa, nel caso in cui abbiamo una stella che effettivamente si trova da noi a una distanza di 10 parsec, allora la magnitudine apparente e la magnitudine assoluta hanno lo stesso valore, quindi diremmo che il modulo di distanza non è altro che 0. Allora, come possiamo scrivere matematicamente la magnitudine apparente e la magnitudine assoluta? Nient'altro che una costante K, ok, chiamata costante di calibrazione nella scala fotometrica, e poi abbiamo meno 2,5 volte, punto sta a indicare la virgola, no? Per il logaritmo in base 10 della luminosità intrinseca della stella, fratto 4 pi greco per la distanza a cui è posta questa stella da noi al quadrato. Ok? Molto semplice. Che cos'è la luminosità di una stella? Da non confondere con la brillantezza. Attenzione. Allora, la luminosità non è altro che l'energia emessa complessivamente dalla stella in unità di tempo. Ok? Analogamente andiamo a scrivere la magnitudine assoluta sempre come K meno, quindi sempre come scala, la costante della scala di calibrazione della scala fotometrica, meno 2,5 volte il logaritmo
in base 10 di che cosa? Della luminosità della stella. In quest'altro caso, dato che la magnitudine assoluta riguarda è la brillantezza, quindi non la luminosità, ma la brillantezza, perché comunque la stella si trova in questo caso 10 parsec da noi, no? Cioè, no, effettivamente lei non deve stare a 10 parsec, però indichiamo con magnitudine assoluta la brillantezza che noi noteremmo se quella stella si trovasse a 10 parsec di distanza. Quindi, ovviamente, la distanza associata alla magnitudine assoluta è 10 parsec, ok? Quindi non facciamo altro che scrivere 4 pi greco per, invece che d generica, mettiamo per 10 al quadrato, ok? Provo a scrivere un po' meglio, ok. Allora, la distanza all'interno di queste formule va messa quando trovate d, ad esempio, in parsec, ok? Vi ricordo che un parsec equivale a 3,26 anni luce. Ok, allora procediamo per scrivere il modulo di distanza mu, come vedete sopra, basta fare m piccolo meno m grande, ossia facciamo tutti quanti i passaggi così chiunque può capirli, ok? Quindi semplice, oddio. E ci riusciamo. Ok, questo è un 10, eh? Quindi L fratto 4 pi greco di quadro. Sto semplicemente riscrivendo quello che c'è sopra. Questo è un pi greco, eh? Sì, io so che lo scrivo un po' male, una sorta di tavolino, però mi piace scriverlo in questo modo, molto immediato e via. Meno k volte, quindi sto riscrivendo m piccolo meno m grande, non vi spaventate, niente di che. Meno 2,5 logaritmo in base 10 della luminosità fratto 4 pi greco, provo a spostarlo, se non sembra un 10 elevato a 4 pi greco per 10 al quadrato. Ok, semplice proprietà dei logaritmi. Allora, innanzitutto cambiamo di segno visto che c'è il meno davanti questa parte, quindi abbiamo k meno 2,5 volte logaritmo in base 10 sempre di luminosità fratto 4 pi greco di quadro, ok? Meno k meno più. Meno per meno più, 2,5 volte il logaritmo in base 10 di L fratto 4 pi greco 10 al quadrato. Poi capirete perché non sto moltiplicando 4 per 100, no? Invece di scrivere 4 pi greco 10 al quadrato, posso scrivere anche 10 al quadrato è 100, quindi 400 pi greco. Meglio di no. Allora, andiamo a semplificare. E scriviamo prima questo logaritmo, se abbiamo 2,5 volte questo logaritmo meno questo, così possiamo applicare le proprietà dei logaritmi, no? Quindi logaritmo in base 10 di che cosa? Di L fratto 4 pi greco per 10 al quadrato meno logaritmo in base 10 della luminosità fratto 4 pi greco di quadro. Ok, vado un pochino a spostare sotto qua. Ok, allora, semplice proprietà dei logaritmi: se ho logaritmo in base 10 di qualcosa meno logaritmo in base 10 di qualcos'altro, non farò altro che scrivere un unico logaritmo, quindi 2,5 volte logaritmo in base 10 di che cosa? Di L fratto 4 pi greco per 10 al quadrato, no? Fratto ancora luminosità fratto 4 pi greco di quadro.
Quindi ho il logaritmo di tutto questa cosa qua. Quindi perché h di continuo. Ok, e quindi questo qui non sarà altro che 2,5 volte il logaritmo in base 10 di che cosa? Luminosità della stella fratto 4 pi greco per 10 al quadrato, che moltiplica 4 pi greco di quadro fratto luminosità. Ok. Mettiamo qui un uguale e scriviamo sotto. Però rimpicciolo un minimo. Vabbè, niente. Lo rimpicciolo da qua. Ok. Questo ovviamente sarà uguale a... Allora, la luminosità la semplifichiamo. 4π greco la semplifichiamo. E quindi abbiamo 2,5 volte il logaritmo di che cosa? Ovviamente in base 10. Di quadro, quindi possiamo scrivere di quadro fratto 10 al quadrato, ossia di decimi tutto quanto elevato al quadrato. Altra semplice proprietà dei logaritmi: se noi abbiamo un logaritmo in base 10, ad esempio, di x quadro, ok, dove x in questo caso non sarebbe altro che la distanza in parsec fratto 10, l'esponente di tutto questo, ok, non faccio altro che portarlo fuori dal logaritmo. Quindi ho 2,5 per 2 per logaritmo in base 10 di decimi, e questo qui non è altro che 5 logaritmo in base 10 di che cosa? Di decimi. Per la proprietà che abbiamo sfruttato prima, potremmo scrivere in maniera analoga 5 per logaritmo di D, base 10 sempre, meno logaritmo in base 10 di 10. Ma con un minimo di conoscenze logaritmi sappiamo che questo qui fa 1, ok? E quindi abbiamo 5 per logaritmo in base 10 della distanza, meno logaritmo in base 10 di 10, cioè 1. Ovviamente abbiamo che qui tutto quanto è moltiplicato, ok? E logaritmo in base 10 è soltanto di d, non di d meno 1. Quindi che cosa abbiamo? 5 volte il logaritmo in base 10 della distanza in parsec, meno 5, ok? Ok, ovviamente scriviamolo così che almeno si capisce che quel meno 5 è fuori dal logaritmo. Ricordiamoci però tutto questo a che cosa era uguale. Noi abbiamo detto modulo di distanza uguale a 5 per logaritmo in base 10 della distanza in parsec meno 5. Quindi abbiamo che... Allora, portiamo il meno 5 dall'altra parte, quindi questo diventa modulo di distanza più 5 uguale a 5 volte il logaritmo in base 10 della distanza, però basterà qui dividere per 5, e quindi abbiamo in pratica, questo lo riscrivo velocemente, meno non consumo tanto spazio, beh, qui non funziona, capisco perché, vabbè, del logaritmo in base 10 della distanza, ok? Ok, stiamo arrivando alla formula finale. Quindi basterà levare 10 alla, provo a scriverlo un po' meglio, se no non si capisce, 10 elevato alla mu più 5 fratto 5, ok, uguale 10 al logaritmo in base 10 di d. Ma 10 elevato al logaritmo in base 10 non è altro che d.
E quindi abbiamo raggiunto un'importantissima relazione per ricavarci la distanza di una stella conoscendo il modulo di distanza, ossia magnitudine apparente meno magnitudine assoluta, ossia appunto D è uguale a 10 elevato alla mu più 5 fratto 5. Se vogliamo scriverlo per intero, diremmo 10 elevato alla magnitudine apparente meno magnitudine assoluta più 5 diviso 5, e tutto questo ci dà la distanza in parsec. Ok, magnifico. Bene. Detto ciò, allora questa relazione qui, ok, per scriverla in maniera più carina, come possiamo fare? Vabbè, direi semplicemente invece di... Guardate, riscrivo qua, scusate. Almeno abbiamo per intero la formula e possiamo di continuo scrivere le stesse cose. Più 5 diviso 5. No, perché? Che cavolo è successo? Ok. Diviso 5. Questa relazione qui viene anche detto formula di Poisson. Ok. O semplicemente la formula per ricavare la distanza dato il modulo di distanza, ossia m piccolo meno m grande, magnitudine apparente meno magnitudine assoluta. Allora, quindi abbiamo questa che è un'importantissima relazione. E poi prima per quanto riguarda il modulo di distanza, non gli ho dato molto valore, ma è importante, abbiamo quest'altra. Quindi il modulo di distanza di una stella non è altro che 5 volte logaritmo in base 10 della distanza in parsec meno 5. Ok. Allora, detto questo, io farei un semplicissimo esercizio. La magnitudine apparente della stella Cappella nella costellazione Lauriga è uguale a 0,05 magnitudini, mentre la magnitudine assoluta è pari a meno 0,54. Ok, allora dobbiamo ricavarci la distanza per la formula di Poisson, che è questa qua sopra. Ok, che cosa abbiamo? Allora, innanzitutto, quanto vale il modulo di distanza? M piccolo meno M grande. Ciò significa che dobbiamo scrivere 0,05 meno 0,54. E questo vale, vabbè, è circa 0,59. Ok, quindi il modulo di distanza vale 0,59 magnitudini. Ora, cosa ci facciamo? Abbiamo detto che la distanza è uguale a 10 elevato al modulo di distanza più 5 diviso 5. Questo qui è uguale a 10 elevato al 1.118, ossia 13,1 parsec, che vi ricordo essere indicati con PC. Detto ciò, allora abbiamo 13,122 per 3,26 e infatti è uguale a 42,77 anni luce. Perfetto, allora il video penso proprio che può finire qua, è durato fin troppo però scusate ma questo è un argomento abbastanza importante. E un altro metodo che viene usato per misurare le distanze, poi ovviamente se ne parlerà in un prossimo video, è quello della parallasse. Vi anticipo già che il prossimo video non durerà praticamente un cavolo, cioè penso siano 2 minuti, e
Detto ciò, ci vediamo a breve con un prossimo video. Ciao a tutti.